Come tutti sapete, giro molto la città e raccolgo le segnalazioni dei cittadini. Quest'oggi mi trovo in via Otranto, all'altezza di via Madre Grazie. Siamo a pochi metri da piazza Ramellini. Ma vi posso dire che un manto stradale così dissestato e pericoloso e una sporcizia così diffusa, sinceramente, devo dire la verità, non le avevo mai viste. Guardate un po' il manto stradale, come è combinato: rappezzi, toppe, sali e scendi, qualcosa di penoso. E partiamo da via Principe Amedeo, cioè via Otranto, partendo da via Principe Amedeo, appunto, per poi andare a finire su via Mazzini. E vedete, piazza Ramellini voglio dire, ma guardate, non è solo il manto stradale dissestato, pericolosissimo, con buche rispetto alle quali, a causa delle quali molti sono caduti, rappezzi su rappezzi, toppe su toppe, guardate qui un saliscendi infinito, qualcosa di pauroso, guardate. E anche in profondità, se andiamo per lungo, in lungo, vi faccio vedere davvero una situazione incredibile. Ma guardate la sporcizia che c'è, qualcosa di osceno, da giorni e giorni non si pulisce, vedete, e i rifiuti si accumulano, si stratificano. Guardate qui, tra manto stradale sconnesso, precipitato, vedete, sprofondato, e sporcizia, ma siamo davvero in un paese civile? Siamo davvero in una città che vuol dirsi turistica? Non penso proprio, caro Melucci. Questa è una città del terzo mondo, perché voi, per come la state amministrando, l'avete ridotta a città del terzo mondo. Ritorniamo sulle immagini, guardate. E ora mi sposto di pochi metri, non di tanto, di 15 metri, 20 metri, non di più, e arriviamo alla perpendicolare, alla traversa, vedete, via Madre Grazie. Guardate qui il manto stradale, cosa c'è? Una serie non di rappezzi, ma di pezzi di catrame che sono stati buttati così, e poi, come dire, queste toppe, questi pezzoni di asfalto si sono stratificati e hanno creato dei dislivelli impossibili. Mi domando, ma scusate, ma esiste una priorità? Mi rivolgo all'amministrazione comunale, ai lavori pubblici, mi rivolgo ai dirigenti. Esiste una priorità, no? Nella realizzazione nel rifacimento delle strade. Bene. Caro Ciracci, assessore ai lavori pubblici, caro sindaco Melucci, state pensando a rifare Viale Virgilio, che magari andava anche rifatta, però non si trova in uno stato così penoso e pietoso come lo è appunto via Otranto e strade vicine. Bene, come mai avete pensato a Viale Virgilio? Avete ignorato completamente via Otranto? Ma caro Ciracci e caro Melucci, ma qual è il vostro livello, la vostra capacità di programmazione? È una capacità molto, ma molto scarsa, tendente allo zero, per come appunto è insufficiente, anzi è proprio inesistente più che insufficiente. Cioè, ditemi voi per quale motivo questi poveretti di via Otranto devono essere trattati come cittadini di serie D, neanche di serie C, eppure pagano le tasse. Mi domando, ma cos'è, una ghettizzazione nei confronti di queste persone? Fatemi capire, questo è il terzo mondo. Cari cittadini di Taranto, cari turisti, popolo di Facebook, che guardate queste immagini, non state nei paesi sottosviluppati, state a Taranto, a Melucci-landia, la città gestita da Rinaldo Melucci. Questa è la merda che c'è, la merda, la merda.
E non mi venite a dire, perché sì, ci sarà, c'è certamente il cittadino che sporca, ma io penso che dopo 3-4 giorni, caspita, i mezzi dell'AMIO, il personale dell'AMIO debba pure passare. Cos'è una, ripeto, queste persone che abitano qui, cosa sono? Figlie di un Dio minore? Non devono godere degli stessi diritti degli altri? Bene. E allora, da via Otranto e dintorni è tutto. E pensate un po', pensateci quando sentite le chiacchiere, le favole di Rinaldo Melucci. E civilmente e democraticamente mandatelo a quel paese, al suo paese, che è Crispiano, perché Melucci non è residente a Taranto, ma a Crispiano. Mandatelo a Crispiano.